Intanto buonasera e benvenuti, qui c'è anche la collega Eleonora Schirmo, sempre di Caritas. E questo è il terzo incontro appunto organizzato dal coordinamento antitratta della Diocesi di Roma. E in pratica per questo terzo momento di informazione abbiamo scelto il titolo Sapere e Saper Fare e abbiamo chiesto la testimonianza di Suor Carla Venditti, che è una religiosa delle Suore Apostole del Sacro Cuore di Gesù. Lei vive ad Avezzano, si occupa da molti anni appunto del servizio, del contrasto alla tratta, attraverso appunto la missione Oasi Madre Iglesia. E insieme a lei non è da sola Suor Carla, perché ci sono l'avvocato Antonio Carlini, che appunto poi è stato tra l'altro tra i relatori del secondo incontro, e poi c'è anche Joy Abusawan, che è una delle giovani che vive nella casa famiglia gestita da Suor Carla. Quindi lascio subito a lei la parola. Buonasera a tutti, mi sentite? Ok. Sì. E intanto grazie ad Anna per questa opportunità. Diciamo che non sono proprio tanti anni che facciamo questa... che viviamo questa missione, sono 8 anni, però insomma 8 anni sono abbastanza. Eccola. Ecco, è arrivata anche Joy. Qui, vedi qua. È timida, però poi... Sta qui. Allora, io non so, quando Anna mi ha chiesto di fare questo, mi sono domandata che cosa vi dovevo dire. Perché, non so, cioè è sempre complicato, no? Parlare di alcune cose, però una domanda, poi l'ho fatta a me, e questa domanda la faccio anche a voi. Io domando a voi, no, ma chi sono per voi le vittime di tratta? Chi sono? Per me la risposta è stata semplice sin dall'inizio, non ci ho dovuto pensare tanto, perché le vittime di tratta per me sono figlie. Sono figlie e basta. Quando andiamo sulla strada, quando siamo andate sulla strada, quando abbiamo iniziato, io non ho visto vittime di tratta, io ho visto figlie che chiedevano aiuto, che comunque avevano negli occhi una storia, e io questa storia la dovevo leggere. E tante volte il rischio è quello di impegnarsi nel fare qualche cosa, no? E poi ci dimentichiamo di essere qualcuno per gli altri. Quindi fare qualcosa per gli altri, però poi chi siamo per gli altri? Siamo dei punti di riferimento, siamo delle persone che guardano negli occhi alle persone. Proprio ieri pomeriggio una signora mi diceva... parlavamo di questo e lei mi diceva ma io non lo so che cosa bisogna fare, io non ho mai avuto il coraggio perché non avevo la preparazione per fare queste cose. Beh, neanche io avevo la preparazione, però ho detto a lei: se avessi aspettato di avere la preparazione io non sarei andata da nessuna parte, perché comunque quando Dio ti chiede qualcosa è il cuore che cammina, poi il resto viene, lo impari, no? Impari. Quindi diciamo che ho imparato vivendo la missione, e tante volte dimentichiamo, questo mi capita spessissimo quando vado sulla strada e vedo la gente che passa, la gente che guarda, spesso dimentichiamo che queste ragazze hanno avuto un'infanzia. E non è stata l'infanzia delle nostre, adesso io non so chi di voi è sposato, non vi conosco, quindi comunque, però l'infanzia delle nostre nipotine, delle nostre figlie, delle nostre... hanno avuto un'infanzia completamente diversa, un'infanzia che le ha fatte crescere in un modo violento quasi, no? E sono sbocciate anche loro, però in un modo precipitoso e anche poco poetico, perché questo lo sappiamo. E questa esperienza che io ho fatto e faccio ogni giorno dell'Oasi Madre Clelia nasce nel 2015, nasce proprio dalle parole di Papa Francesco, dalla spinta di Papa Francesco,
E io mi sono resa conto che il Signore mi stava chiedendo qualcosa che io non avevo mai, a cui non avevo mai pensato, però soprattutto questo. E questa cosa è come se mi rimbombasse nel cuore in continuazione: fallo, ma fallo in modo diverso. Qual era questa diversità che mi veniva chiesta? Io non lo sapevo qual era questa diversità, però poi l'ho capito. Ho capito che queste ragazze, quando vengono accolte, quando devono sentirsi a casa, una volta che noi abbiamo spalancato, aperto le porte del luogo dove possiamo accoglierle, lì devono trovare una casa. Questo è tanto importante. Può essere una struttura protetta, può essere qualsiasi cosa, però non è importante l'edificio, è importante che dentro ci sia un cuore. Questo cuore deve battere. E tante volte rimaniamo imprigionati dalle regole, dalle cose legali, e ci devono stare, assolutamente ci devono stare. Però queste non devono farci dimenticare che noi siamo a servizio, siamo dono gratuito per gli altri. Quello, anche un'altra cosa mi è stata chiara, e questa forse non è stata, non lo so se viene condivisa, non viene condivisa, non è questo il problema. Però un'altra cosa che mi è stata chiara è che non dovevo appoggiarmi a nessuna, a nulla, non dovevo ricevere sovvenzioni come spesso succede, non perché siamo più brave, assolutamente no. È semplicemente perché ciò che io ho sentito mi portava a questo, farlo in modo diverso. Quindi come viviamo noi? Semplicemente con il lavoro delle nostre mani, facciamo diverse cose, facciamo anche progetti, per cui non siamo proprio così avventate. Cerchiamo comunque di dare una struttura alla missione, altrimenti non potremmo andare avanti. Prima ho detto questa cosa, forse non è condivisa, perché a volte dimentichiamo che esiste, che quando Dio ti chiede una cosa esiste la provvidenza, e la provvidenza è qualcosa che non finisce mai, non viene a mancare, non ti lascia per strada, e questo l'abbiamo sentito in modo molto, molto forte, lo sentiamo molto forte tutti i giorni. Noi non è che stiamo facendo cose straordinarie, perché alla fine cerchiamo di vivere il Vangelo. E come lo viviamo questo Vangelo? Lo viviamo, ce lo fanno vivere le ragazze che vivono con noi. E io ho imparato dalle ragazze che vivono con noi a destrutturarmi. E che significa questo per me? Parlo sempre per me. Significa che ho dovuto abbandonare tante cose, tante sovrastrutture, tante, tra virgolette, regole che mi facevano perdere un attimo il senso della maternità. Noi siamo madri comunque, e quindi il senso di questa maternità in noi deve essere molto forte. E allora piano piano ho capito e ho detto: mi devo rimettere in discussione, io non devo dare, io devo ascoltare. Quanto è importante l'ascolto, quanto è importante. Quando noi accogliamo qualcuno, a me è successo sempre, almeno all'inizio mi succedeva sempre, per me quell'accoglienza valeva l'accoglienza, quindi comunque cercavamo di dare tutto quello che serviva, però senza entrare nel tessuto, nella vita di queste ragazze. Cioè cercavamo di entrarci, ma tu puoi entrare in una realtà così completamente, oppure ti puoi fermare sulla soglia. Noi abbiamo cercato di entrare nel vissuto di queste ragazze e di calarci dentro piano piano, e quante cose si scoprono e quanti giudizi cadono dalle cose più normali del quotidiano fino a quello che poi viene. Il fatto della libertà, per esempio. Io mi sono sempre tanto domandata, ma mi sono chiesta, ma che cosa vuol dire per loro lasciarle libere? Che cosa vuol dire?
vuol dire farle, aiutarle a scegliere. Okay? Aiutarle a scegliere qualche cosa che va al di là dell'aiuto che stanno ricevendo, perché loro devono scegliere di crescere. E scegliere di crescere, vi posso assicurare che non è scontato per niente. Non è scontato, perché lì dove noi arriviamo con la nostra mentalità, qualunque sia la nazionalità, è tutta un'altra cosa. Già tra di noi non ci capiamo tante volte. Immaginarsi con un'altra cultura. Quindi anche questo per me è stato molto utile. E come vi dicevo, noi facciamo dei progetti e questi progetti ci aiutano ad aiutarle. Quindi loro sono state inserite in tirocini formativi, hanno fatto delle cose, adesso lavorano. Però a chi mi chiede tante volte, ma loro sono ancora con voi? Sì, loro sono ancora con noi, perché non esiste un tempo per la maturità, per far maturare una persona. E quando la persona si sente pronta, quando l'uccellino decide che sa volare, lo fa da solo. Quindi noi accompagniamo con il cuore, accompagniamo così come possiamo. Io credo che la Chiesa oggi ci stia mettendo davanti a delle nuove profezie, e queste nuove profezie ci devono interrogare per forza. Noi non possiamo rimanere come, anche a livello così, per quanto riguarda la tratta, come eravamo un tempo. Io non lo so come eravamo un tempo, perché io è da poco che lo faccio, però ho letto tante cose. Quindi che cosa ci chiede? Qual è la profezia? Che cosa ci chiede questo tempo in cui viviamo? Ci chiede di farci uno, con la piccolina che noi abbiamo, appunto una famiglia allargata, quindi ci sono anche i bambini, quindi se sentite delle voci sono loro. E ci chiede di aprirci allo spirito. Tutto ciò che si rinnova con lo spirito ha un futuro. Se noi rimaniamo intrappolate dentro le nostre idee, dentro le nostre strutture, dentro ciò che è sempre stato così, e non andiamo avanti. Quindi a volte forse è molto più faticoso ascoltare lo spirito e ascoltare, farsi profezia, no, di quello che Dio ci sta chiedendo, e è molto più difficile che dire ok, aiutiamo, facciamo quello che dobbiamo fare. No, se non entriamo, ripeto, nel tessuto di queste giovani, chiunque sia, perché adesso noi parliamo della tratta, però è da un po' che noi ci siamo aperte anche alle accoglienze delle giovani vittime di violenza familiare. Questo che significa? E tante volte mi chiedono, ma allora voi non fate più? Non c'entra niente. Noi ci siamo per tutti. Noi ci siamo per tutte quelle persone, quelle donne, quelle ragazze, quelle giovani che si trovano in una situazione di difficoltà e decidono che vogliono iniziare un percorso nuovo. Noi ci siamo per tutti. Noi sulla strada facciamo anche... abbiamo anche incontriamo molti trans. È un'esperienza nuova quella che stiamo facendo. E la domanda spesso è sempre questa: ma voi come fate? Noi non facciamo, noi ci siamo. Allora, esserci non vuol dire dover fare per forza qualcosa, perché se la persona, tu non puoi violentare, tra virgolette, la volontà di qualcuno. Noi ci siamo. Ci siamo, quindi veramente è bello esserci per le persone, è bello stare lì senza chiudere nelle categorie le persone che incontriamo. Allora, tu sì, tu no, non esiste. Noi ci fermiamo, ci siamo. Gesù, dopo tutto, che faceva? Camminava per strada. Poi, chi incontrava? Gli ultimi erano per lui, erano la gioia del suo cuore, e questo succede anche a noi. Per cui, quando abbiamo iniziato, per esempio, questa è stata un'altra cosa che io pensavo di dover saper fare tutto. Quindi dicevo, ok, adesso imparerò questo, imparerò questo, imparerò questo. E poi ho cambiato idea.
ho cambiato idea perché ho capito che quello che dovevo fare è la stessa cosa che fanno i genitori quando accolgono una vita, no? A casa, quando nasce un bimbo. I genitori non lo sanno come si fa, lo imparano. E allora tu ti puoi informare, però quella persona è unica e tu devi lavorare sull'essere di quella persona unica. Puoi saperle le cose, ma poi è come quando uno legge un libro, il libro, come si chiama, il manuale, okay? Il manuale ti dice quello che devi fare, però poi quando vai a toccare l'anima di quella persona ti rendi conto che la cosa cambia. E ho letto, questo ve lo leggo perché altrimenti non me lo ricordo così come è scritto, e dice, quando Dio mi mette davanti qualcosa di bello è per questo, e questo è quello che io mi vivo sempre, quando mi mette davanti qualcosa di bello o di meno bello, io mi domando sempre, ma come devo crescere in questa realtà? Che cosa mi sta dicendo questa cosa che mi accade? E ho letto una cosa di Madeleine Delbrel che descrive proprio chi pensa, chi vuole farsi prossimo di qualcuno, però senza mettersi in gioco. Perché ve l'ho detto, forse sono ripetitiva, però la cosa bellissima di una missione sulla strada o qualunque missione è quella di tu devi cambiare e poi gli altri, dopo gli altri, ma tu devi cambiare. Quindi lei dice, chi non vuole mettersi in gioco è gente che sempre parla di servirti ma con l'aria da capitano, di conoscerti con aria da professore, e di raggiungerti con regole sportive, di amarti come ci si ama in un matrimonio invecchiato. Guardate, questo è bellissimo. Se noi non rischiamo, se noi non siamo profezia, noi rischiamo di vivere un matrimonio invecchiato, lì dovunque Dio ci sta mettendo. Perciò pensate che cosa meravigliosa è il soffio dello Spirito. E poi un'altra cosa molto bella che noi cerchiamo di fare, poi io dico così, ma noi cerchiamo di fare, poi se ci riusciamo non lo so, però la cosa importantissima quando si accoglie qualcuno è il dialogo. Tu non puoi accogliere qualcuno e poi lasciare che questo qualcuno sopravviva lì dove tu sei. Ci vuole tanto, tanto dialogo, ci vuole tanto, tanto, è un guardarsi negli occhi e saper intervenire quando è il momento, senza essere invadenti. Nel momento in cui il cuore parla all'altro cuore, allora avvengono i miracoli. E avviene soprattutto questo, che le persone imparano ad accettarsi perché imparano che c'è qualcuno che le sta guardando negli occhi, ed è bellissimo. E un'altra cosa, un'altra citazione vi voglio leggere di Papa Benedetto, mi è piaciuta tantissimo. Lui dice così: l'uomo può accettare se stesso solo se è accettato da qualcun altro. Ha bisogno dell'altro che gli dice, non solo a parole, ma è bene che tu ci sia. Quindi solo a partire da un tu, l'io può ritrovare se stesso, e chi non è amato non può amare nemmeno se stesso. Quindi questo sottolineerei questa cosa. È bene che tu ci sia, ma quante volte quando stiamo davanti a qualcuno lo facciamo sentire così? Cioè è bene, è bello che tu sia qui. Ma a volte non abbiamo tempo perché dobbiamo pensare come organizzare, che cosa fare. Se questa cosa va bene, facciamo il punto della situazione e ci dimentichiamo che la persona accanto a noi, che sta accanto a noi, vorrebbe sentirsi solo dire: ma come stai oggi? Come va la tua vita? Quindi, ripeto, noi cerchiamo, adesso le parole che vi dico possono sembrare altisonanti, perché però noi cerchiamo di lavorare sull'essere con tanta semplicità. Noi abbiamo scelto dall'inizio di non avere figure professionali, quindi noi siamo noi, eppure questa è stata la scelta
che torniamo indietro a quel fallo in modo diverso. Fallo, accogli, accogli e basta. Soprattutto Papa Francesco è quello che ci dice, no? Ce lo dice sempre, accoglienza, apertura. Non credo che esista il rischio di non saperlo fare, perché questo vorrebbe dire veramente essersi impoveriti a tal punto dentro che non riusciamo neanche più a riconoscere noi stessi, cioè se non riusciamo ad andare verso l'altro, vuol dire che ci siamo inscatolati proprio, abbiamo preso proprio un posto d'onore, no? dentro la scatola. E ecco, io diciamo che ho condiviso con voi quello che vivo. E adesso non so, Anna, se c'è qualcosa. Ok. Sì, non so appunto se vogliamo prima fare la testimonianza di Joy, però sì. Io so che avevi tu una domanda da porci. Io quella domanda che ho fatto all'inizio è questa. Sì, io non vedo, io vedo solo me, non vedo più nessuno, quindi non riesco neanche a. Aspetta, vediamo se riesco. Ok, ecco, benissimo. Eh sì, perché io praticamente ho parlato con me stessa, perché non vedevo più nessuno. Allora, veramente la domanda io, siccome me la sono fatta, e io la ributto a voi, ma chi sono per voi le persone che ogni giorno, ogni giorno, non so quando, però che voi incontrate? Chi è una vittima di tratta? Chi è una vittima di violenza domestica? Chi è? Questa è la domanda che sto facendo a voi. Salve, io sono Isabella, faccio parte dell'unità di strada di San Frumenzio. Mi sentite? Sì, sì. Perfetto, scusate se ero così perché, vabbè, insomma, non... innanzitutto volevo ringraziare Sor Carla per la bellissima testimonianza, no? Io personalmente sono 2 anni che faccio questo servizio, mi sono unita a un gruppo che invece ha esperienza di più anni e devo dire che tutto quello che lei ha detto, cioè io sono andata anch'io, sono uscita pensando chissà cosa dovessi dire, cosa dovessi fare, invece l'insegnamento è stato, diciamo, di non ben, perché mi disse tu devi soltanto porti davanti a loro in una maniera più naturale possibile. Avendo io 2 ragazze di 21 e 30 anni e andando sulla strada e trovando queste ragazze sono molto giovani, effettivamente per me sono subito ho sentito questo sentimento materno nei loro confronti e quello che dico poi a loro sempre. Per me voi siete come figlie, avendo delle figlie della vostra età vi sento proprio come figlie. Quindi quello che hai detto so Carla, mi permetto di dirti tu, è proprio, cioè, mi ha confermato che nella semplicità, meno si hanno sovrastrutture e meglio ci si avvicina a loro. E quindi per rispondere alla tua domanda, io dico, sono figlie che magari, ecco, figlie che sono più o meno fortunate le mie, che sono cresciute in una famiglia, diciamo, normale, sana, un ambiente sano, loro chissà cosa hanno subito e quindi non si può fare altro che volerle bene e ascoltarle, perché l'ascolto è la prima cosa, o comunque, come dici tu, non entrare nel loro mondo invadendo, ma piano piano, parlando del più del meno. Io personalmente chiedo sempre se hanno figli, se hanno i genitori, come stanno, come va, insomma, chiedo anche la salute, è un modo per approcciare e dire allora se mamma sta poco bene, preghiamo per lei. E questo è quanto, quindi concludo perché penso che ognuno vorrà dire la sua. Io bene il loro, sono figlie sfortunate, questo dico, figlie sfortunate, e a maggior ragione quando torno a casa guardo le mie ragazze e dico va bene, vedi, signore, se tu mi hai dato questo, significa che, cioè, mi hai dato una missione, cioè cercare figlie meno fortunate delle mie e io mi metto in mente di fronte a loro. Grazie Carla, mi sta piacendo moltissimo questo. No, a Carla e a tutti gli altri, insomma, mi sta piacendo molto. Eccomi, ciao. Grazie. Anche Angela dice, scrive in chat, un fratello o una sorella di cui essere custode. Sì, scusate se non attivo il video, ma sono a casa influenzata, è più per voi, insomma, per preservarvi allo spettacolo.
Non si sente più. C'è qualcun altro che vuole condividere? Anche se c'è qualcuno va bene, altrimenti c'è Joy qui e è pronta. Poi magari se c'è qualcun altro, d'accordo. Io solo una cosa, anch'io per dire non sto col video attivato perché noi stasera facciamo l'uscita e ho colto, diciamo, il messaggio di uno dei compagni che diciamo dicendo: ma noi portiamo di solito del tè, delle merendine, qualcosa da offrire. Però per un certo periodo c'eravamo la segnata della parrocchia che ci faceva trovare una torta e quindi già affettata, bella, e porzionata, e offrivamo quello. E ultimamente non l'abbiamo più avuto e continuiamo a portare merendine, cioccolatini, ovetti. E giustamente questo compagno è riuscito, ha detto: ma loro le merendine se le possono comprare? E invece sarebbe carino che facessimo qualcosa a noi. Quindi sono, diciamo, non mi faccio vedere, nel frattempo sto facendo io so fare poco, comunque un fruit cake variegato, e questo perché quello che farei per le mie figlie, in effetti, non ho mai comprato le merendine, sono contraria alle merendine, ecco, fatti, in quasi 2 anni ho sbagliato, portavo le merendine, comprate cosa che io non farei mai con le mie figlie. E quindi ho detto: devo trovare il tempo, e faccio adesso anche un fruit cake, niente di che, insomma, un dolce, queste volte c'è più tempo per una crostata. Però anche questa cosa, questo ecco, lo so, però bisogna fare esperienza, sorella Carla, bisogna fare esperienza. Anche questa cosa, ringrazio il mio compagno di uscita che si chiama Marcello, che ha detto: ma è il caso che magari facciamo qualcosa, anche se no, è portata fatta da noi. Giustamente ho detto: ma io alle mie figlie non ho mai comprato le merendine. No, allora perché queste ragazze portano le merendine comprate al supermercato? Va bene. Allora, accanto a Sor Carla c'è Sì, adesso ci cambiamo posizione. Ok, è timida, non pensavo neanche che avrebbe accettato, però. Ciao Joy. E Ciao, innanzitutto buonasera. Se ci puoi buonasera. appunto raccontare, no, quando hai incontrato Sor Carla e poi quando hai deciso di fidarti di lei. Eh sì, ho incontrato a lei a Sicilia, in Trapani, che era 2020, 2016, non so, 2016. 16, sì. Sì, 2016. E stavo sulla strada perché io ho vissuto la vita così per stare sulla strada, perché questa io non, quella, la, il lavoro non aspettavo a stare sulla strada così. Quando io sto lì, sempre piange, soffre da morire, chiedo Dio aiuto da lui, da Dio, per darmi aiuto. E grazie a Dio è venuto Sor Carla per proprio e mandami lui e mandami a lei per darmi aiuto, mi voglio per la mia vita, perché là qua io non ho le mie famiglie, solo sto solo, sola qua. E proprio adesso lei è diventata mia mamma, pure sembra suora, però è come mia mamma. Sembra. Sembra. È suora, però è come mia mamma, proprio come le cose deve fare la mia mamma. Lei ha fatto tutto. Se io non sta bene, sto bene, sempre con me. Se io non mangio, mangi sempre con me. E questa era
qualcosa più grande per la mia vita, perché è così. Sto qua da 5 anni. No? Sei. Sei anni, sto qua da 6 anni. Tutto andata bene, perché sto qua sto con mia famiglia, sto con mia parenti, perché adesso io penso che fanno loro per me adesso, proprio mia famiglia dovrebbe fare questa cosa per me. Certe volte Dede chiede Joy che vuoi mangiare prima, dopo ritornata al lavoro, ha detto Dede aspetta quando io ritorno e faccio sapere che io che voglio. È così, è grande pensiero loro avere con me, per me è grande. Io molto contenta perché ho avuto persone così, che la mia vita non ha avuto nessuno quando ho lasciato mia mamma, loro più sta dietro di me pure davanti, capito? Io sto in mezzo di loro per non deve soffrire più. E questa io tutti i giorni se io devo ringraziare a loro. Ecco Joy, tu hai detto appunto che Suor Carla per te è come una mamma, no? Però tu hai anche tante sorelle adesso, no? Allora ti voglio chiedere com'è vivere con delle persone che hanno tante culture, no? Perché sono di tantissimi paesi diversi, no? Le altre ragazze. Sì. Bene, sì, perché il mio cuore è là dentro di me, pensa loro, la mia famiglia adesso, fare tutto, faccio tutto con loro, sembra come mia famiglia, sto bene, benissimo con loro, sì. Voglio solo intervenire per dire questo, che anche questo si impara, non è niente di scontato, si impara a stare con gli altri, no? Si impara nello scontro e poi dopo lo scontro c'è l'incontro. Non è facile, però si può fare. Sì. Ecco, magari poi, Suor Carla, ci dirai anche poi qual è la tua esperienza, no? Il tuo cammino condiviso insieme alle ragazze, perché anche per te poi è una famiglia questa, no? Sì, 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 certo. Intanto volevo chiedere a Joy, se te la senti, di dirci un po' che cosa ti ha convinto a uscire da questa situazione dalla situazione di sfruttamento, no? In cui eri. Qual è stata appunto la chiave che ti ha detto ok, io adesso vado con Suor Carla? Perché io avevo la fiducia per andare con lei, perché è proprio è preghiera, io prego tutti i giorni per Dio per mandarmi qualcuno per darmi aiuto. È proprio lei, come questa sera, come ho visto lei, sembra abbiamo visto da tanti anni, non è messo, abbiamo visto proprio questa la sera, proprio da tanti anni. E lei è già riconosci a me, io riconosco a lei, e questa fiducia è già sta dentro di me, ha detto questa era proprio lei per mandarmi Dio, per darmi aiuto, perché
e la vita che serve per vivere bene la vita era fiducia. Se tu ce l'hai fiducia per vivere è facile. È facile. Sì. Ti volevo anche chiedere, no? Tu adesso stai facendo dei corsi, insomma, se volevi condividere quali erano i tuoi progetti per il futuro. No, non sta facendo dei corsi, lei lavora. Lavoro, sto okay. Lavoro. Sì. Che progetti? C'è lavoro. C'è lavoro, di quello che c'è il lavoro. Bene, sto bene. Ho trovato un lavoro dal 2016, no, 2015, no, 18 forse. Ah, 2018, sto lavoro da 6 anni, 5 anni. Sì. E che progetti hai? Questo? Progetti. Progetti, cosa sì. La tua vita, come la vedi? Cosa vuoi realizzare? Vedo più tranquilla. Io voglio la vita più tranquilla, perché da qua deve uscire da qua, perché non è, deve stare qua là, tutta la mia vita. Loro è già aiutami tanto, perché io devo andare a vivere con i miei figli e vorrebbe avere a casa. E per non a casa più tranquilla per i miei figli, pure a me, tutte e tre, perché io ho un'altra figlia da qua, che non è solo Fevo. Lei ha due figlie, sì. Okay. Una figlia, Fevor, l'abbiamo fatta arrivare con i corridoi umanitari, quindi è stata un'impresa. Poi, durante questo periodo qui, lei aveva conosciuto un ragazzo, quindi volevano iniziare qualcosa insieme. E nel frattempo è nata Sara, che adesso vi faremo conoscere. E ecco perché dice, vorrei una vita serena per me, per le mie figlie, perché grazie a Dio, adesso diciamo, noi viviamo nella semplicità. Questo tempo Sara e Fevor stanno con noi, però... Comunque si stanno aprendo ad una vita, anche loro, una vita un po' diversa da quella che avrebbero condotto se fossero restate, almeno Fevor, se fosse restata in Nigeria. Fevor non ve la facciamo conoscere, semplice fatto che è grande, lei ha 13 anni e non è il caso segua questi discorsi. Non sa tanta parte della storia, quindi, ma Sara sì. Sì, volevo dire perché... La vita serve la fiducia, serve la felicità. E la felicità trova sta dentro di noi. E se tu devi trovare la felicità per un'altra persona, però da quella sta dentro di te è più importante, più grande. Così, se è la vita, noi viviamo, siamo qua, siamo così, se mi serve la felicità di Soccala, se io non ce l'ho, se Soccala non c'è più, come si fa a vivere? E questa, sto dicendo, la felicità per noi dobbiamo tenere forte, dobbiamo tirare fuori, non dobbiamo mettere dentro, perché se no, se mettiamo dentro non tira fuori, se esce qualcosa non aspettava a resistere, a stare bene. Faccio una traduzione simultanea di ciò che io ho capito, perché la conosco bene, lei è timidissima, quindi il fatto di non parla così di solito, però adesso proprio si agita tantissimo. Allora, lei questo vuole dire, la felicità che tu hai dentro te la devi costruire, non ti devi appoggiare agli altri. Quando un'altra persona, questa è un po' la sua esperienza, ma quando un'altra persona
ti delude, comunque se tu quella felicità l'hai fatta tu continui a camminare. Ecco, questo stamattina proprio parlavamo di questo ed era quello che lei stava sottolineando, cioè io se trovo la mia serenità e poi gli altri o ci sono o non ci sono importanti, però non posso dipendere da un'altra persona. Ecco, questo era il messaggio che lei stava dando. Volevo chiederti qual era un po' la tua esperienza di cammino condiviso con le ragazze, perché se appunto Joy ti vede come una mamma, tu un po', per te è un po' come una figlia, no? Qual era la tua esperienza con loro in questa famiglia? Guarda, questa è una bella domanda, perché la mia esperienza, diciamo, ve l'ho detto anche prima, noi cerchiamo di fare tutto nel cuore di madre, però ho imparato una cosa, che in realtà noi non possiamo fare nulla se loro non si aprono. Quindi il cammino è fatto insieme, però non è uguale per tutti, perché c'è chi lascia la casa, per esempio, ci sono diverse ragazze che ormai sono uscite, chi lascia la casa e per carattere, un po' per esperienze diverse, va. Punto. Quindi non c'è un riscontro, no? Non c'è una, potremmo dire, questo è proprio un dare senza ricevere. Ci sono altre giovani che invece, altre ragazze come lei, come anche altre giovani, che comunque ti sentono famiglia. Allora, che cosa ho imparato io? Quando io parlavo di destrutturarci, anche questo. Cioè, ho imparato che al di là di quello che poi si riceve, è bello dare, e ti assicuro, Anna, comunque parlo anche a voi, non è scontato, perché inizialmente io rimanevo male quando magari vedevo che una cosa era un pochino, non era così come io l'avevo pensato. Piano piano loro stesse, io guardando loro, ho capito qual era la cosa che io dovevo, come dovevo vivere questa missione. Cioè, questa è una, per quanto mi riguarda, è una donazione. Punto. Cioè, tu ti doni perché l'altro è l'altro che sta davanti a te. È una persona che sta davanti, una mamma. Io sempre questa faccio sempre riferimento alle mamme. Una mamma non è che chiede il conto al figlio alla fine del percorso che ama, basta. Una mamma dona. Ok? Chiaro che è ovvio che qui rispetto ci deve essere, al di là adesso delle volte ci sono incomprensioni, ma noi siamo cresciute con le incomprensioni. Questa è la cosa bellissima, noi siamo cresciute dentro questa, non capendoci all'inizio. Quindi c'erano tanti scontri generazionali e anche di idee, perché non si capisce un'altra cultura finché tu non ti togli dal centro della storia. Quando riesci a decentrarti, quindi a spostarti un attimo, a far posto agli altri e a dire non sono brava, come hai detto, non sono io il capo. Io sono qui, io sono a servizio. Come loro sono chiaramente, come posso dire, sono aperte, sono, viene il termine, persone comunque che rispettano, ecco, sono rispettose. E nel momento in cui non si nota, ci stanno momenti in cui sembra che ci sia un atteggiamento irrispettoso, che cosa si fa? Non si molla tutto, ci si siede vicino, si parla, si vede qual è il punto, che cosa sta succedendo, si parla, pazienza, e poi il gradino successivo. Quindi si esce da quel momento di conflitto, che può essere, ci può essere, si esce cresciute. Ma questo noi lo facciamo anche tra di noi, siamo 10 più o meno adesso, no? Siamo 6 adulti e 4 bambini. Ma lo facciamo anche tra di noi, se c'è, non solo con loro, ma anche tra di noi. Tante volte non ci capiamo, no? Una persona pensa una cosa, una ne pensa un'altra. Che cosa si fa? Si chiude la porta? Ci si barrica dietro? No.
si fa un passo indietro, ci si siede accanto, un accanto all'altro e si parla. E io questo l'ho imparato con loro. L'ho imparato con loro, ho imparato ad aspettare i tempi, quanto sono importanti i tempi delle persone. Tutto subito, noi dobbiamo trasformare le persone, ma questo chi l'ha detto? Dobbiamo trasformare le persone. Noi dobbiamo accompagnare le persone, non farle diventare un'altra cosa, aiutarle a diventare se stesse, quelle che loro sono. Come vedete qui c'è un terremoto in atto, quindi fai ciao, così scendi. Ciao a tutti. Okay, grande genio. E ecco, questo per me è molto importante, proprio questo che ho detto adesso, quello che ti ho chiesto, di non essere il capo. Io non sono il capo di niente. A questo punto che magari possiamo aprire le domande. E vabbè, io ne ho 100.000, quindi diamo la possibilità anche ad altri, anche magari se hanno ho delle domande, vista la tua esperienza sia di accoglienza e sia della tua esperienza nell'unità di strada, no? Quindi se qualcuno vuole chiedere qualcosa ne ha la possibilità. Approfitto solo per fare un saluto a Joe e ringrazio tutti voi per la presenza. Sono Vincenzo e sono amico di Suor Carla e conosco la casa di Avezzano. Volevo proprio porre un abbraccio a Joe e grazie per la sua partecipazione. Grazie anche a te. Anche da parte mia sento di dire un grande grazie a Carla e a te, Joy. Anche noi era sparita l'immagine, ecco, che noi abbiamo Joy e quindi anche un augurio a Joy. Parlavi di felicità, parlavi di fiducia, molto belle queste parole. E poi tu hai un nome che è Gioia. Sì, ecco. E poi questa forza che ti viene anche dalla fede, no? Questo invocare l'aiuto e chiedere, ecco, e sono convinta che Dio continuerà a camminare su te, con la tua famiglia, i tuoi bambini. Amen. E Carla, tu sai, mi ritrovi dentro con il cuore in quello che hai detto. Che capitani, che capi, siamo, ecco, madri, sorelle, compagne, camminiamo insieme, si cresce insieme. Si impara a trasformarci anche insieme e questo è molto bello. E fare famiglia, ecco, rispettare i tempi e permettere a ognuno di essere se stesso. Quindi sono i cardini, credo, del cammino che permette a ognuno i suoi tempi nella libertà, ecco, di fare questi loro cammini. E da loro, almeno con tante ragazze anche nigeriane, quanto abbiamo imparato, almeno per me personalmente, imparato anche l'arte di quel silenzio, saper fare silenzio anche insieme, perché noi abbiamo tante parole, ma stare anche 10 minuti, 20, insieme, accanto, in silenzio, per permettere che i cuori parlino, no? Quella fatica, quel dolore che è dentro. E poi credo che un'altra cosa proprio nel fare famiglia sia anche quello, no? Quando tu hai fatto la domanda, chi sono loro per noi, queste ragazze? Certo, è questo aspetto dall'altro, almeno per me, Carla, è anche l'altra dimensione. Sono proprio loro che mi insegnano, mi hanno insegnato a vivere anche l'indignazione, questa rabbia dentro, contro le ingiustizie. Perché è vero che non sono solo sfortunate, ma noi siamo complici anche di un sistema che crea, che sta mercificando tutto. Se non sentiamo anche questo punto, questo pugno nello stomaco, e ci mette in atto anche, ecco, è tutto l'aspetto allora accanto a questo, anche che è importante esserci per favorire anche dei processi di cambiamento dentro una società, dentro un tessuto, un territorio, dentro comunità, dentro paesi, ecco, in modo da poter anche a dire non è il loro destino essere schiave, non è il loro futuro la schiavitù, non è per nessuno, tutti siamo nati liberi.
Cioè l'impegno è proprio quello della libertà, camminare insieme con questa libertà. Quindi grazie veramente di cuore. La domanda, penso anche questo, no? Forse Carla, senti anche che nel tuo piccolo, in questa realtà di 10 persone, però siete un segno che denuncia anche questa grossa ingiustizia che è la schiavitù oggi, penso, dentro anche un territorio. Non lascia indifferenti questo. Vero, è vero. Lucia, conoscendo Joy dalla Sicilia, che i primi tempi aveva il terrore dell'abbandono, tanto era attaccata alla figura di, senza tanta conoscenza, ma capiva che non poteva perdere la figura di Sor Carla perché era l'unica ancora di salvezza che aveva in quel momento della sua storia. E sentirla adesso parlare, diciamo, in pubblico, comunque è una cosa importante, no? Quindi si vede che il suo percorso ha portato, ha voluto accettare questo percorso, ha perseverato. E questa è una bellissima esperienza per sé e per gli altri, perché chi vuole cambiare la propria vita lo può fare. C'è le opportunità per poterlo fare. E quindi Joy adesso ha il suo lavoro che gli dà la dignità di una persona come tutte le persone del mondo, guadagna i soldi come tutti desideriamo fare per comprare le cose che servono, e ha creato le sue amicizie sul lavoro, il rispetto, molto, molto generosa con tutti i suoi collaboratori. E tutte le vogliono bene, quindi un percorso bello dove le sue difficoltà condivise l'hanno fatta crescere. Quindi dico a Joy, veramente il tuo chiedere aiuto a Dio è stato, come dire, mettere la tua mano nella mano sua, e Dio ti ha preso proprio in mano per dire vieni, ti aiuto, e tu hai saputo camminare in questa mano di Dio. Quindi auguri per la tua vita, per quello che tu sogni di avere, per le tue figlie, per la tua vita. Ecco, auguri a Carla. Grazie. Tu volevi presentare la famiglia? Sì, perché così sennò sembra che sono l'unico essere. Abbiamo la sor Leonardina, devi venire da questa parte, sì, altrimenti. Sor Leonardina, eccola qui. È la superiora della casa. Buonasera. Sor Leonardina è la superiora della casa. Buonasera. Anna, buonasera. 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 E lei, niente, collaboriamo insieme perché le giornate siano più serene possibili, no? Quindi. E mi dedico alla cucina. Ho imparato a cucinare perché non sapevo cucinare, e attraverso il telefonino ho imparato a fare qualcosa e adesso cucino, tutte sono contente, e stiamo bene insieme, sono 6 anni anch'io che sto qui con Sor Carla, è una bellissima comunità, alle volte con un po' di fatica, però si va avanti molto bene anche con tanta gioia. E poi c'è Eugenia, poi se volete fare le domande vedete voi, intanto ve le presento. Antonio è di là, ecco qui. Eugenia si presenta da sola, eccola qui. Anna. Ciao, buonasera. Ciao. Io mi chiamo Eugenia, io vivo qui da più o meno 6 anni anch'io. Sono arrivata in un altro modo perché io faccio parte di un gruppo di giovani seguito già da Sor Carla e Sor Lucia, e quindi sono arrivata in un altro modo qui, e poi ci sono rimasta perché è una cosa che comunque a me sta dando tanto, sia come crescita personale che come altro. Quindi diciamo che nel mio piccolo cerco di dare quello che io riesco a dare, però a volte è più quello che ricevo, non quello che do.
Io ovviamente la vita, lavoro, e, però ecco, quando posso aiutare esco la notte con Suor Carla e insomma è qualcosa che comunque rispetto a una vita diciamo normale ti riempie e ti dà quello che ecco che magari fuori è ancora troppo lontano, troppo sconosciuto. Genia pure è timida, eh? Lei è un'insegnante, quindi veramente condivide con noi tutte le giornate, tutti i momenti che vive qui. Poi la sua vita sarà, cioè, è proiettata verso il matrimonio, non sono contente, quindi aspettiamo questa cosa. Poi c'è, vabbè, Suor Lucia, adesso lo voglio dire io perché sta qui, sta partecipando, Suor Lucia è da Antonio, chiaramente insieme a Eugenia. Suor Lucia è la persona comunque che mi affianca, che sin dall'inizio, con la quale ho condiviso tutto, sin dall'inizio, dalla nascita della missione, e quindi lei vive a Roma e io quando, con Antonio, Eugenia, quando andiamo a Roma, poi ci uniamo a lei e a Vincenzo e andiamo in missione. Abbiamo ancora tempo per un'altra domanda, magari se c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa a Suor Carla o agli altri, anche a Eugenia, giovanissima. Io vorrei chiedere a Suor Carla se ci raccontasse un aneddoto o qualcosa che è stato fondamentale per lei, un po' ha già detto in maniera molto bella, molto chiara, però ecco, non so, di raccontarci qualche aneddoto anche sul modo, ecco, di interagire con le ragazze sulla strada. Io immagino, non lo so, per me vabbè, viene difficile andare lì e poi andare via e vedere loro che stanno ancora lì, che salgono sulla macchina del cliente. Adesso non so, io è un'esperienza che ecco, non, cioè, vedo solo passando con la macchina, purtroppo mi sono fermata qualche volta a parlare con loro, ma così, un po' di spontanea iniziativa e così, ecco, grazie. Sì, allora questa, intanto che tu parlavi, io, mi venivano in mente un po' tutte le ragazze, no? Una di loro si è fermata nella mia mente, erano proprio gli inizi della nostra missione e noi non avevamo ancora un luogo dove accoglierle perché noi siamo state un anno, andavamo solo sulla strada senza accoglienza, poi ci siamo accorte che le ragazze chiedevano aiuto e dunque abbiamo fatto il passo ulteriore e abbiamo aperto questa missione. E io ricordo questa giovane, era una giovane rumena qui ad Avezzano, noi abbiamo iniziato qui. Era una giovane rumena, si chiama Cristina, e con lei avevamo subito creato un rapporto bellissimo. La nostra modalità di approccio con loro è molto semplice, un approccio amichevole, ci possiamo fermare, possiamo dialogare con voi, noi chiediamo prima, loro dicono di sì, quindi noi siamo là. Con questa ragazza quindi per diversi mesi abbiamo fatto questo. A un certo punto ci siamo rese conto che lei ci sfuggiva, quindi era una ragazza molto semplice anche intellettualmente, quindi doppiamente sfruttata, però ci sfuggiva, quando arrivavamo noi lei correva via e non riuscivamo a capire il motivo. Allora una sera per l'ennesima volta lei fugge, noi torniamo indietro, ho detto ad Antonio, fermati un attimo, però non scendiamo. Io ho abbassato il finestrino e ho detto questo: Cristina, io ti voglio bene. E lei mi ha detto: anch'io ti voglio bene. E siamo andati via. Poi con Antonio abbiamo avuto questa luce. Ho detto: Antonio, ma probabilmente c'è qualcosa che non va. Noi eravamo proprio alle prime armi. Qualcuno sta guardando, perché altrimenti non si spiega il comportamento di una ragazza che fino a ieri era felicissima di vederci, ma... e abbiamo deciso, Antonio è stato molto molto determinante e molto coraggioso, abbiamo deciso di fare questo. Siamo tornati sul posto e io ho detto proprio queste parole velocissime, ho detto: Cristina, domani sera Antonio viene, fa finta di essere lui il cliente, tu sali in macchina e vieni a casa nostra. E poi ti riportiamo sul posto, perché lei aveva una paura da morire, aveva paura, tanta paura a fare questo.
E così è stato. Antonio si è finto cliente, noi aspettavamo qui a casa. Lei è salita in macchina ed è stata una gioia quando ci siamo potute abbracciare e ci ha raccontato che tutte le volte che lei, che noi ci fermavamo, per lei era una tortura, perché poi tornava a casa, la picchiavano e lei era veramente sfruttata da morire, era sfruttatissima. E abbiamo continuato a fare questo per tante volte, quindi abbiamo, abbiamo addirittura festeggiato il suo compleanno in questo modo. Quindi era giusto il tempo di una mezz'oretta, no? Il tempo che di solito loro usano. E un giorno, ed è stata la... Vedete, tante volte, no? Questo è stato un messaggio bello per me, ma ve lo voglio condividere. Da una cosa negativa può nascere un germoglio di speranza. Perché una delle sere che, insomma, questa ragazza stava sulla strada, un cliente l'ha presa, dopo aver così consumato la cosa, l'ha buttata, non ha dato i soldi a lei, e l'ha buttata in un campo. Quindi lei era sporca di fango, era un macello. Adesso non ricordo chi, perché noi non c'eravamo quella sera, si è accorto di questo, quindi l'hanno aiutata ad andare in ospedale. E, però una di loro, una madame, la seguiva, quindi è entrata anche lei, ha seguito con la macchina questa ragazza andare in ospedale. Quando vedi, veramente Dio usa tutte le strade per poter intervenire, quando sono arrivata in ospedale, una dottoressa ha visto la situazione e ha intuito qualcosa, quindi non ha permesso a questa madame di entrare nella stanza. E lei voleva, ma lei ha detto no, lei rimane fuori e noi abbiamo solo la paziente. Quando ha chiuso la porta, questa ragazza ha cominciato a piangere e ha raccontato, quindi è scattata immediatamente il tutto. Sono intervenuti sulla madame e la ragazza, e hanno chiamato noi, ci hanno detto: la ragazza dice di conoscervi, noi abbiamo capito chi era e siamo andati a prenderla. E io non dimenticherò mai, mai dimenticherò quando questa ragazza è scesa dalla macchina della Croce Rossa con le braccia così. Che diceva: sono libera. Sono libera. Io mi commuovo sempre e non mi dispiace neanche, perché nonostante tutte le storie che io vivo e sento, io non mi abituo mai a questo, non mi ci abituo mai. Quindi ogni cosa per me la vivo in modo molto, molto forte. E da questo io sono libera, adesso veramente lei è libera. È stata adottata da una famiglia, ha un lavoro, ripeto, è una ragazza intellettualmente semplice, quindi era proprio facile sfruttarla. Eppure adesso è una ragazza nuova e tutte le volte che sentiamo, la cosa più bella che lei ci può dire è: grazie, perché voi avete cambiato la mia vita. Ecco, questa, e a questa poi seguono tante altre, però questa è una di quelle storie che non posso dimenticare, noi non possiamo dimenticare. Io volevo ringraziare Suor Carla dell'intervento, delle cose che ci ha detto, che per me, che diciamo sono molto recente nel dedicarmi a un progetto di accoglienza, è stato molto molto importante ascoltare e veramente formativo per me, perché io anteponevo il fare all'ascolto, e quindi mi ha aperto una grande luce, una strada da percorrere nuova. Grazie. Grazie a voi. Ecco, se le domande sono finite, io mi sento, Anna mi aveva chiesto prima di lasciare un messaggio, abbiamo detto tante cose, però forse la cosa che più mi piace dirvi, perché me la dico ogni giorno: non abbiamo paura, non dobbiamo aver paura di lasciarci trasformare dalle persone che incontriamo, perché Dio ci mette, ci dà tante opportunità,
tante opportunità di uscire, per uscire da noi stessi. Non dobbiamo aver paura di lasciarci così lucidare, no, tra virgolette, dalle persone che comunque lui ci mette accanto. Io vi ringrazio, tanto Anna che conoscevo già, avevamo avuto una bella esperienza insieme e vi auguro un buon lavoro, che veramente lo spirito apra i nostri cuori, che possa, ecco, togliere tutto ciò che impedisce all'altro di incontrarci. Grazie Sor Carla, e grazie appunto dalla Caritas e da parte di tutto il coordinamento antidratta della Diocesi di Roma. Vedo che il collega Alberto ha attivato il microfono, quindi lascio a lui concludere. No, era solo per salutare e per ringraziare tutti e ribadire l'appuntamento. Grazie Sor Carla comunque. Di grazie nuovo. Alberto, grazie a voi. Ciao a tutti. Buona serata, a presto. Ciao a tutti. Buonasera, grazie veramente a tutti di cuore, non aggiungo altro.